con la fase 2 è tempo di ripartire, anche per il tiro con l'arco. Occorre però farlo nel modo corretto. Se presenti i sintomi, ovviamente non è consigliabile andare al campo. È necessario arrivare al campo già vestiti, con abbigliamento idoneo al tiro e quindi pronti per svolgere l'attività sportiva. Porta sempre con te mascherina e guanti monouso. La mascherina sarà da indossare sempre quando non stai tirando. È fondamentale mantenere la distanza di 2 metri sulla linea di tiro e i patti freccia vanno disposti a una distanza minima di 2 metri di interasse. Il numero massimo di atleti ammessi è pari al doppio del numero di batti freccia. È consentito un solo tecnico o accompagnatore per ogni atleta, che dovrà sempre rispettare la distanza di sicurezza. Disinfetta sempre l'attrezzatura prima e dopo se la passi o la ricevi da altri, come ad esempio tra tecnico e atleta. È consigliabile prevedere un sistema di prenotazioni societario per gestire al meglio i turni di allenamento. È sempre obbligatorio evitare assembramenti e garantire spazi idonei allo svolgimento dell'attività. Torniamo a tirare insieme in sicurezza.